Un minuto. Jones ha una cosa da farle sentire. Martinez, prenditi una tazza di caffè e fammi portare un po' di tè. Sì, comandante. Ehi, porta una tazza di tè al comandante. Comandante, ricorda quando il russo è diventato silenzioso e ho sentito cantare? C'era qualcos'altro sotto, molto debole. Poi, dopo la partenza di quei sommergibili, l'ho sentito di nuovo e sono riuscito a registrarlo. L'ho passato un paio di volte nel computer e sono riuscito a isolare quel rumore. E quando ho chiesto al computer di identificarlo, lui ha risposto attività sismica. Vede, signore, il soft del SAPS era stato creato per identificare fenomeni sismici e credo che quando si trova in difficoltà, come dire, mi sta seguendo, signore? No, non ti sto seguendo affatto, Jones. Signore, mi scusi. Lo ascolti ora a 10 volte la velocità. E questa è solo opera dell'uomo, comandante. Allora, il primo contatto è avvenuto alle 9:15, rilevamento 269. Alle 9:30 era qui. E l'ho captato di nuovo alle 11 e alle 11:15 qui e qui. Signore, rammenta quel dispaccio sui sommergibili russi che percorrevano la Reykjanes a velocità massima perché possedevano delle mappe molto precise dei canaloni? Sì, rotta rossa. E l'accesso ai canaloni era una formazione rocciosa chiamata i gemelli di Thor, vero? Sì. Beh, guardi. Guardi. Sulla rotta rossa 1. Comandante, lei mi prenderà per matto, ma io scommetto che quell'attività sismica è in realtà un nuovo tipo di unità sovietica che si dirige verso le coste dell'Islanda. Dimmi se ho capito bene, Jones. Un computer da 40 milioni di dollari ti dice che stai dando la caccia a un terremoto, ma tu non gli credi e te ne esci con questa storia. Sì, signore. Inclusi tutti i calcoli nautici. Signore, io... Rilassati, tutti... Jones, mi hai convinto. Tommy, traccia una base di rilievo velocità per il tratto finale della rotta rossa 1. Non riusciremo mai a trovarlo in mezzo a quei canyon. E portaci a quota periscopio. Dobbiamo avvisare il comando. Agli ordini, comandante. Dove vai, Jones? Se riesco a arrivargli abbastanza vicino, sarai in grado di inseguirlo? Sì, signore. Ora che so cosa ascoltare, lo beccherò. Dacci dentro. Sì, signore.